Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora eccomi qui con un altro dei miei video e questa volta mi vedete finalmente in HD, almeno dovrebbe essere in HD, devo ancora imparare ad usarla, vedremo un po' come andrà. Allora, oggi sono qui per la Gimme 5 come al solito di questo mese, e ovvero questo mese abbiamo deciso io e Chiara, che salutiamo, di parlare di blush rosa. Allora, vabbè, voi lo sapete, io non sono una grande amante dei blush rosa, e soprattutto fra tutti i blush che ora vi farò vedere, che naturalmente sono 5, non ce n'è uno, o forse sì, ne ho scelto uno, ma che diciamo in realtà non utilizzo più di tanto io su di me, per il semplice fatto che è il classico rosa, cioè non ha né un sottotono più blu, né un sottotono più caldo, né brillantini, né niente, è il classico rosa. Io non tendo mai ad utilizzare diciamo un rosa neutro, né per quanto riguarda le persone appunto che trucco, né su me stessa, non mi piace, lo trovo monotono. Invece mi piace per esempio utilizzare i fucsia, o i rosa molto accesi, o i rosa non con delle perlescenze, ma semplicemente con un effetto satinato. Ho certe volte dei rosa anche con dei brillantini, dipende, ma sono comunque tendenzialmente dei rosa che o tendono al prugna o dei rosa che sono sul fucsia, perché trovo che accentuino di più i lineamenti, trovo che mettano in risalto i vari colori, quindi mi piacciono di più, molto semplicemente. Molto spesso tendo ad abbinare anche il blush, infatti, quando trucco altre persone, al colore degli occhi, dei capelli, quindi molto spesso gioco sul sottotono, mi piace di più. Ad ogni modo, passiamo in rassegna. Vi faccio vedere quindi per primo il blush che vi ho fatto vedere già in altri tutorial, per esempio, di questa marca che si chiama It Style, questo qui, ok, e il colore è questo. Io ora di farvelo vedere, ecco, così si vede. È un rosa matte, non ha niente, non ha un sottotono spiccato, è il classico rosa, non ha niente, scrive bene, ha un'ottima durata. Questo qui è il colore. Ecco qui, scusate, non sono ancora abituata alla nuova inquadratura. Questo qui naturalmente poi sfumato è differente, vedete, è molto chiaro, ma può essere comunque modulabile. Questo è un colore che sta bene persino su una carnagione media come la mia, quindi in realtà sta bene a chiunque, proprio perché ha questo sottotono neutro che alla fine lo rende adatto a chiunque. Sulle carnagioni scure non tanto, per il semplice fatto che comunque non è un colore molto pigmentato, nel senso che non è molto scuro. Proprio per questo motivo non sta molto bene, o meglio, non si vede molto sulle carnagioni scure. Va benissimo perché è una carnagione da chiara a media, questo non ve l'ho detto, è il numero 02, da chiara a media, con qualsiasi sottotono di pelle, va benissimo. Ora passiamo invece ai blush un pochino più particolari. Non vi farò vedere in questo video il mio blush preferito in assoluto, non come categoria di rosa, ma proprio in assoluto fra tutti i blush che ho. È un blush di una collezione di Kiko limitata, proprio per questo motivo non ve lo mostro in questo video perché non potreste trovarlo. Ed è uno di quei blush effetto salute, come si suol dire. È un rosa leggermente, con una punta leggerissima di viola, ma proprio leggera, quasi impercettibile, con delle striature argentee, che però non sono piene di brillantini come è solita fare Kiko, e sono semplicemente satinate. Proprio per questo motivo, nel momento in cui andate a prendere il prodotto, a prelevare il prodotto dalla cialda con il pennello, verrà fuori semplicemente un rosa molto luminoso, estremamente luminoso. Vi sembrerà quasi di avere un illuminante e un blush insieme, ma in realtà non vi sono brillantini, non vi sono perlescenze, è solo satinato, è solo effetto luce, è bellissimo, è stupendo. Io lo utilizzo molto spesso su persone, per esempio, più mature, più in là con gli anni. Una volta l'ho utilizzato su una signora di 85 anni, quindi voglio dire, è un blush che va benissimo per qualsiasi età ed è stupendo. Non vi mostro quello perché appunto è fuori produzione, però vi mostro uno che come genere è molto simile ed è reperibile. Quale? Questo qui della MUA. Questo qui. Io spero che si vedano le striature. E questo qui si chiama Milan. Milan, sì. Ve lo faccio vedere. Allora,
Così, questo qui che ho su questo dito. Vediamo se si vede. Ed ha un effetto iperluminoso. Riuscite a vederlo? Poi lo sfumate. E anche questo è stratificabile, non è polveroso, differentemente questo è leggermente polveroso, ma nulla di che. Questo costa intorno ai 6 euro. Questo qui della MUA costa intorno ai 2 sterline, credo. 2 dollari? Non ricordo, non mi sembra 2 sterline. È molto valido, molto molto valido. Questo lo applicate come tenuta, tutti quelli che vi mostro sono ottimi. Sono naturalmente con silicone, inutile dirlo, tranne uno se non erro. Mi sembra che uno non lo sia. Reggono tutta la giornata benissimo, senza alcun tipo di problema. Questo è un altro colore che sta bene su chiunque. Siamo appunto sullo stesso genere, e non so se si vede che è molto più luminoso dell'altro. Questo è quello opaco, questo qui invece è quello satinato. Si vede la differenza, dà proprio un effetto salute. Questo è il classico colore che sulle carnagioni chiare con un sottotono rosa sta un incanto. In realtà sta bene anche con le carnagioni chiare che hanno un sottotono giallo, proprio perché comunque dà quest'aria sana, quest'aria fresca. È un colore adatto a tutti, davvero a tutti. Sulle carnagioni più scure, tipo la mia, si vede appena appena, devo dire la verità. Proprio perché si vede questo effetto luminoso, questo effetto appena rosato, eccetera. Non si vede il colore così in maniera intensa. Comunque è appunto un colore che può andare bene su chiunque. Poi altro blush, non brush, dell'MUA che mi piace moltissimo, ma che ho sempre difficoltà ad aprire. Queste confezioni sono un po' ostiche. È questo qui, quello della linea da un dollaro, una sterlina se non erro. Si chiama Marshmallow. Ed è questo qui. E questo è uno dei classici fucsia che piacciono tanto a me. Inutile dire che questo è un colore che sta bene solo per chi ha una carnagione da media scura. O meglio, se vi piace l'effetto molto forte, perché questo io ho fatto solo una passata, e questo qui è il colore. È pazzesco, è fortissimo, è super pigmentato, leggermente polveroso, ma non dà assolutamente fastidio, si sfuma benissimo. Te lo swatch un attimino. Eccolo. Per l'appunto è super iper mega pigmentato. Naturalmente poi se lo diciamo sfumate viene un effetto molto più delicato, ma comunque è molto intenso. Quindi se avete una carnagione chiara vi devono piacere comunque dei blush molto carichi, molto intensi. Trovo però che sia un colore più adatto a chi ha una carnagione da media a scura, di qualsiasi sottotono. Poi, altro blush, vediamo, quello che preferisco, ve lo lascio per ultimo perché è insolito, no? Io non sono un amante di questo genere di blush, ma questo blush mi ha conquistato, ma ve ne parlerò dopo. Altro appunto blush, quante volte ho detto blush, che mi piace molto, e questo è uno di quelli che vi ho detto contiene del viola all'interno, del prugna, forse anche una punta di marrone. Questo qui della Elf, della linea Mineral Blush, si chiama Plum. Questo qui. Questo se non erro non dovrebbe avere siliconi. No, infatti non ce l'ha. Ve lo faccio vedere, è un colore molto molto particolare. Questo è un colore che in realtà potrebbe star bene a chiunque, però sta in particolar modo bene proprio per questa presenza un po' del viola a chi ha una carnagione olivastra, proprio perché smorza un pochino quell'effetto viola e quella carnagione spesso grigia che noi abbiamo in inverno. Ed è, potevo metterlo in una parte migliore, ad ogni modo è questo qui. È bellissimo, è davvero stupendo. Ripeto, su chi ha una sta bene sia delle car le carnagioni chiare che quelle scure. Su chi ha una carnagione olivastra è il top. Su quelle chiare va applicato con parsimonia perché è molto pigmentato, quindi si nota subito. Mi piace molto. In particolar modo lo consiglio a chi ha un sottotono più caldo, e vuole usare con i rosa. Molto spesso è difficile, appunto, quando si ha un sottotono giallo, usare con i rosa. Non si riesce mai a trovare magari la tonalità precisa, adatta per il nostro incarnato, e ci sembra sempre che ci sia troppo rosa sulle guance e troppo giallo magari nel resto del volto. Questo riesce a bilanciare, quindi è perfetto, è davvero un buon blush. Come sapete, costa pochissimo. Io non tendo a comprare blush che costino molto. Perché trovo sinceramente che nel panorama delle case cosmetiche ci sia sì una vasta scelta, però molti colori magari sono riproposti anche da marche low cost,
Quindi difficilmente mi avventuro su marche che costano di più e alla fine devo dire che la resa molto spesso è identica a quella di alcuni prodotti low cost. Questo è il mio pensiero per quanto riguarda i blush. L'ultimo prodotto è sempre della e.l.f. e si chiama Fuchsia Fusion. Io ho fatto un tutorial a proposito di questo che se non erro in passato si chiamava Makeup Tutorial ispirato a Dior. Ed è il simil NARS Angelica, questo qui di e.l.f., il Fuchsia Fusion. Allora, sì, è un po' polveroso, sì, è pieno zeppo di glitter, sì, è sul fucsia. Questo qui. È un colore stupendo, stupendo, veramente stupendo. Questo, guardate quanti glitterini. Guardate. Io spero che si vedano in camera. È pieno zeppo di glitter dorati e argentati. Soprattutto argentati, sì, anzi, sono argentati. È stupendo, è stupendo. Lui da solo fa tutto il trucco. Potete mettermi una riga di eyeliner. Questo blush super intenso è un gloss sulle labbra ed è fatto il trucco. Non avete bisogno di altro. È un blush che si nota, è un blush che si sfuma benissimo, un blush che dura tantissimo, quindi non vi rimangono solo i glitter assolutamente. Vi ripeto, per vederlo all'opera vi rimando a quel tutorial. È un blush fantastico, dà un effetto salute immediato, dà un effetto soprattutto di sera, è molto bello perché illumina tantissimo il volto, non risulta esagerato, credetemi, sta benissimo, carnagioni chiare, scure, sta benissimo, è bellissimo, provatelo, costa pochissimo alla fine e vi ripeto, io non ne sento mai parlare di questo blush, però è davvero davvero un valido tra l'altro sostituto all'Angelica di NARS e comunque è bellissimo, veramente credetemi, è stupendo. Io non amo i brillantini, ma questa volta mi sono dovuta ricredere. Sono dovuta ricredere. Quindi, questo è quanto. Io vi mando un bacione, mando un abbraccio forte forte a Chiara e buon inizio d'anno a tutti. Ciao!